tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati finalmente su Dragon Ball Xenoverse 2 e siamo prontissimi a riprendere ovviamente la nostra personalissima avventura, perché se ricordate nello scorso episodio ci lasciamo con il nostro Zefirio, perché Zefirio comunque controllato da Mira e Towa, o meglio soltanto da Towa. Comunque andiamo subito a salvarlo perché ovviamente richiede il nostro aiuto, quindi Trunks, vediamo un attimino, vuoi riprendere la missione con la pattuglia temporale? Ovviamente, e quindi andiamo. Ok signori, eccoci qui, siamo in battaglia contro Zephyr, io non ci voglio ancora credere. Cioè stiamo combattendo contro il nostro patroller di Xenoverse 1 Timebreaker. Io sono senza parole, qui davvero bisogna vendicarsi in un modo assurdo, ecco, non ci sta capendo nulla. Però guardate quanta energia ha, Comunque, trasformiamoci in Super Saiyan di terzo livello ed andiamo. Anzi, però io vorrei fare una cosa, visto che c'era Towa di lì, sì, c'è proprio Towa. E guardate cosa facciamo, al posto di attaccare il nostro patroller, attacchiamo direttamente Towa, così la facciamo un male incredibile, perché il nostro Zefirio non va toccato assolutamente. Quindi, ecco qui, prendiamola a schiaffoni, non ci... Mamma mia! Fermi tutti! Non ci credo, abbiamo fallito la spada dello spirito. Allora, spiego un attimino cosa è successo. Mi è partito uno stamina break così improvviso. Ho detto, ok, facciamo la spada dello spirito. Spada dello spirito andata a vuoto. Comunque, Towa già tolta di mezzo, guardate Zefirio quanto attacca lui. Ci fa anche dei bei dannucci se non sbaglio. Però signori, noi siamo prontissimi. Abbiamo la super sfera evanescente, non vi preoccupate perché arriverà anche il tutorial per questa. Ed ecco qui, guardate quanto danno facciamo con la super sfera evanescente. Ha qualche problemuccio qui su Xenoverse 2, bisogna ammetterlo. Ecco, come vedete a volte va proprio per i fatti suoi, fatemelo dire. Però comunque ci sta tranquillamente come mossa, se la sapete sfruttare come si deve, fa dei danni pazzeschi. Super dragone, ecco qui, e concludiamo la battaglia contro Zephyr. Qui se non è una Z, mi incazzo, questa non è una B. Vediamo, è una A, non ci credo. Vabbè dai, continuiamo lo stesso. Alla fine abbiamo ottenuto soltanto quella maschera. Allora è successo qualcosa di stranissimo. Cioè lui scompare così improvvisamente, Towa se ne va. Cosa è successo? Come se mi ha ricordato tanto tipo le scene di Ritorno al Futuro. Cioè tipo lui scompare così improvvisamente, come se stesse scomparendo dalla storia. Comunque abbiamo ottenuto soltanto quella maschera, ed effettivamente la maschera è rimasta lì. Che bello rivedervi, quando il contatto si è interrotto mi sono preoccupata. Dove eravate finiti? Comunque abbiamo attraversato un buco nero giungendo in un punto imprecisato del tempo. E com'è andata? Com'è andata? Sai, dico, cosa? Ricordo che il mio braccio destro... Cosa ha fatto il tuo... Dillo per favore! Tu sei il mio braccio destro, vero? Ok. Ok, aspetta un secondo, cerca di fare mente loca. Fermi tutti. Adesso non voglio vedervi litigare. C'è Trunks che sta subendo qualcosa qui. Certo, noi siamo, noi quattro abbiamo il potere, il dovere di difendere la storia, perché il potere. Aura maligna. La storia sta cambiando su tutte le pergamene contemporaneamente. Fermi tutti. Mentre noi cerchiamo di individuarne la causa, tu e Trunks andate a... Perché ovunque sta cambiando la storia? C'è qualcosa... Vabbè, lasciamo stare, dico una cretinata, però vediamo. Allora, eccoci tornati al covo del tempo. Sta succedendo qualcosa di incredibile, cioè si stanno cambiando tutte le pergamene, stanno avvenendo appunto delle anomalie in tutte le pergamene, ed è una cosa stranissima, perché Mira e Towa non possono essere in un posto allo stesso tempo. Quindi la cosa che mi viene da pensare qual è?
è che ciò che ha subito Zephyr probabilmente lo stanno subendo tutte le pergamene e quindi... No, non è strano, perché effettivamente è lui che ha portato delle modifiche in tutte le pergamene. Quindi se lui è scomparso, probabilmente tutte le pergamene ne stanno risentendo. Però il problema è che anche noi abbiamo in qualche modo modificato queste... Vabbè, lasciamo perdere. Ditemi voi cosa sta succedendo, perché non ci sto a capire nulla. Immagino non serva stare qui a farsi troppe domande. Vado a dare un'altra occhiata nella camera del tempo e voglio che venga con me. Va benissimo, quindi andiamo. Come procede l'indagine? Ancora nessun indizio, ma deve essere cambiato qualcosa di molto importante. Il problema è che non ricordo che cosa è stato modificato. Lo so di cosa si tratta, ce l'ho sulla punta... Mi sembra di aver... È lui, regà, ecco perché. È come se la storia avesse cancellato il nostro carissimo Zefirio e sta succedendo il bordello in tutte le pergamene. E anche loro l'hanno dimenticato. Incredibile. Ok, ci pensa. C'è qualcosa che non va? Vediamo. La maschera che hai portato, a chi apparteneva? Ecco qui, era di Bardak? No, questa volta era qualcun altro a indossarla. Sì, conoscevo la persona che portava questa maschera. Stavamo combattendo per riportarla indietro. Ero qualcuno di molto importante. Abbiamo viaggiato insieme attraverso la storia e abbiamo lottato per rimetterla a posto. Sì, trattava... Mamma mia come sto leggendo. Si trattava del mio braccio destro. E quindi finalmente sembra aver ricordato qualcosina Trunks, eh? Prende la pergamena, vediamo. Ok, era 850. Qui voglio esserci perché non ci sto a capire niente, però voglio esserci. Il drago. 850 non è il periodo di Xenoverse. Attacca il drago. Ha ucciso il Dragon Sherron e le sfere sono diventate di pietra. Ok, quindi ecco cos'è che effettivamente stava succedendo. In pratica Towa è tornata indietro nel momento in cui noi eravamo lì col nostro carissimo Zephyr. È tornata indietro in questo punto della storia e ha praticamente distrutto il Drago Sherron, in modo che Trunks non ha potuto richiamare, diciamo, il nostro pattugliatore. E quindi ciò che abbiamo fatto in Xenoverse 1 è completamente svanito. Ed è svanito con tutto ciò che abbiamo fatto, anche il nostro pattugliatore. E quindi non lo so, o dobbiamo salvare il Drago Sherron in questo momento e quindi far tornare il nostro pattugliatore, oppure non so sinceramente cosa accadrà. Quindi Super Dragone, ecco qui. Altra mossa della vita questa qui. Mamma mia, quanto mi danno fastidio le cariche che non partono, eh. Quindi allora, continuiamo a distruggere Towa, anche se ci sta mettendo un attimino in difficoltà e non va bene. Non va per nulla bene. Super Saiyan di terzo livello. Tanto mi sono portato anche questo qui, cambia futuro, o sì, cambia il futuro. Vediamo un attimino, funziona praticamente, ecco qui, questo è il cambia futuro. In pratica, una volta che veniamo colpiti, counteriamo in un certo senso. Un pochino alla Veget di Dog and Battle, non proprio, però più o meno. Doyara, oi kaeseta yo desu ne. Tsuyoi hito datta na. あんな人が来てくれるといいな。 お帰りなさい。 歴史改変も収まりましたよ。 ありがとうございます。 ミラもいなくなったようじゃし。 ようやっとこれで一安心じゃな。 まだよ。 まだトワがいるわ。 今回のようなことが起こる前に トワを探し出して。 その必要はないわ。 時の海王神様。どうやってここまで来れたんじゃ。
この時の巣には結界が張られていたはず。あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。爆弾やキリが眠っているわね。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いはトキトキの卵だったのね。これだけの力があればもう一度時空を操ることも簡単ね。おかえりミラ。さてもうこんなところに用はないわね。E quindi fermi tutti qui, sapete che a me piace interrompere sempre i video sul più bello e quindi ovviamente per vedere il tutto come va a finire dobbiamo aspettare il prossimo episodio. Quindi signori, abbiamo scoperto comunque che fine aveva fatto il nostro carissimo Zephyr, l'abbiamo riportato indietro e quindi nel prossimo episodio probabilmente ci sarà il finale di serie tra virgolette. Quindi signori, spero a questo punto che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete il video, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.